con Tascam, cioè, digitali. Perché questo praticamente è la telecamerina vecchia che avevo, e visto che sono file leggeri, perché utilizzo per fare gli altri video, tipo videoclip, eccetera, la macchina, questa qua, che già però ti fa dei file pesi giga e giga, ah, ci metto anche l'altro obiettivo. Questa era, visto che è la telecamera vecchia, cioè la uso proprio da strapazzo, diciamo. Tant'è che c'ho quell'altro canale dove hai visto che ho ripreso tutta la qualità, che proprio la faccio al minimo della qualità. Io l'ho messa anche sul sito nostro, quella di sul sito di Reverend. Cioè, l'audio non è chissà che cosa. Ma è un ricordo, è sempre un ricordo. Poi, capite, non è che qualità, anche video l'ho messa al minimo, così dura tanto. Infatti. Hai mai provato il Tascam portatile? Registratore portatile c'ho questo. Questo qua non è, cioè, vabbè, insomma, per i suoi tempi lo pagherei tipo 150 euro, è un po' più però, così. Però per le lezioni ti registra 30 ore stereo, c'è l'entrata, insomma, poi si smonta direttamente. La qualità com'è? Buono? Non è male, assolutamente bello, è stereofonico, ci ho ripreso qualche concerto. Chiaramente non è come microfonare per bene, tutte queste cose qua, secondo me. No, il mio è una scatolina così, che ha due microfoni laterali, quella è di buona qualità. Poi c'ho come microfonino, vabbè no, ce lo dirò, è tipo quello del mini disc, c'è il canale destro, il canale sinistro, insomma, e lo utilizzo anche per la fotocamera. Con una prolunga, almeno ti possono fare l'intervista, il filo, visto che quello integrato non è chissà che cosa, diciamo, no? Però, insomma, niente, quindi per registrare anche in linea, attacco, questi sono i preamp, e poi scheda audio, come si chiama? Il convertitore, le cuffie, quindi eventualmente uno si mette un paio di cuffie, qua fino a 8 si possono mettere, quindi metti che è uno fondasse il gruppo, vuole anche fare le prove in maniera, vabbè, certo la voce è la voce, chiaramente non si può, a meno che non pigliassi una cabina. Come hai fatto a mettere insieme tutta questa roba? Piano piano, tipo anche un mio amico ha venduto delle parti, un mio amico mi ha aiutato anche a collegarmi, poi ho fatto un corso di fonico, tecnico del suono, quindi... Ora non li fanno più però? A Firenze. A Firenze? A Firenze, sì. Quindi poi collego varie cose, lavoro con Cubase. È acceso. Ma Cubase su cosa gira dei programmi di computer? Su che? No, vabbè, io con Windows. Su Windows ci gira? Sì, no, ma anche Mac ci gira. Chiaramente quello del Mac è sempre il Logic. Non c'ho un portatilino, però non ho trovato ancora un programma che mi giri bene. Poi darci il microfono, non so se l'hai visto. Sì, nei video. Io ho un 87 che, insomma, è un condensatore bello, vecchio stile. Vecchio stile, molto... Sì. E niente, diciamo, quello che devo fare, incidere, missare, tutte queste cose qua. Io prevalentemente utilizzo tutti i campioni e li suono con la tastiera muta e poi da là, tipo, ora insomma, quello che mi serve, chiaramente, certo, se uno intervenisse con degli strumenti veri, almeno a chitarra, per dire, la chitarra, per quanto tu la possa simulare, però... La freddina della MIDI è... Anche i migliori campioni, insomma, la devi proprio suonare in modo tale da mascherare la cosa, perché altrimenti sarebbe giusto... Anzi, accendiamo la luce. Facciamo almeno qua, sembra proprio in completa. E te piano parlo l'hai mai fatto per caso qualche volta? Qualche volta sì, con le, diciamo, con le basi per più che altro, perché se uno mette che è da solo. Che capitasse, cercavo una persona che cantasse bene, io tutto non
voce, no, per fare. Ma io non mi sento di essere un cantante, però se uno adatta con le tonalità mie queste cose così, a parte che se uno vuole, diciamo, un po' agevolarsi, questo è uno strumento che si può utilizzare live. Anche fare le modifiche. No, questo praticamente lo puoi, vabbè, se lo usi in registrazione lo puoi impostare le scale, chiaramente. Ah. Se lo usi live, questo però c'è una cosa che l'interruttore un po' è andato, questo va. Cioè più che altro utilizzo altre cose per l'interazione, queste cose qua. Però live, se magari può dar fastidio qualche nota che è un po' calante, questo lo metti in cromatico, se tu tipo fai tra re e do diesis, già se sei più vicino al re, te lo metti in re, e già per l'orecchio ti fa anche da des. Insomma, questo per il live, cioè, può, poi chiaramente se fai note che non c'entrano niente, no, non lo fai, però è un buon aiuto. Che poi sarebbe quello che fa elettronicamente l'autotune, no? Sì, sì, però lo usano questi, però questo è, insomma, una parecchia. Perché se uno trova, sai, io essendo anche disoccupato questo periodo, sarebbe tanto fare. Voglio, sì. Cercavo una persona che cantasse. Allora, diciamo, l'ideale era gruppo. No, il gruppo sì, però in mancanza di un gruppo, dice, tipo, te l'avevo spiegato un po' il processo, sì, sì, gli assassini del pop, queste cose, ma anche, poi vabbè, l'idea, ingrandendo, uno può fare, può unire anche, che ne so, dei video dietro, delle trovate sceniche, cioè si può inventare un po' di tutto, avendo un gruppo compatto, eccetera. Sì, sì. Però in mancanza di un gruppo anche avevo in mente, però sempre la cosa importante è che siano le persone, cioè anche per dire la puntualità, il ritrovarsi, sì, sì. Cioè, capito? Concretezza, idee prima e subito concretezza. E anche la cosa di un duo acustico e di pezzi inediti in cui, non so se ti conosci Claudio Lolli. È un cantautore anni 70, eccetera. Claudio Rocchi. Claudio Lolli. Ah, Claudio Lolli, Lolli. Lolli. Sì, sì, sì. Conosce, allora, praticamente lui si esibisce con un chitarrista e basta, ma tiene un intero spettacolo. Parla, chiacchiera anche col chitarrista, diventa uno spettacolo di parole, così, sì, e di musica, no? Ah. E vedo che però qui il chitarrista deve essere uno che, cioè questo qui non fa solo blam blam blam, cioè sì, sì, ti organizza un pezzo, cioè un arrangiamento per chitarra, e diventa, cioè per dire, uno, la capacità di un chitarrista quale dovrebbe essere, che tipo tu dai un pezzo, tipo anche un MP3 del cacchio così, ti lo reinterpreta un po', lo reinterpreta anche senza sapere gli accordi, diciamo, trova le cose, eccetera. E lì, io per esempio non leggo lo spartito prima, cioè non, non però, leggo, però se tu rischio non tanto. Ah, è però quello, è quello, capito? Io faccio tutti i pezzi che sono col gruppo, non parlo di tutti col disco da solo. Ah, ecco, e quella per me è la cosa fondamentale, perché mi è capitato magari che, cioè, che un chitarrista fa, quale, cioè magari tante cose mi sono venute così al momento, non mi sono segnato manco gli accordi. Sì, sì, magari nel senso, non è che me li trovo io, però e diventa una cosa macchinosa, però se uno c'ha un reperto, diciamo, perché io qualsiasi cosa faccio la registro subito, qua c'ho per dire, qua vabbè ci sono le cose su commissione, ma anche, anche bozze, cose vecchie, perché una volta andavo in giro con un altro registratorino, anche il motivo così piglia e lo fissavo, e poi sempre col piano e voce, prima utilizzavo anche una tastiera a buon tempi e la cassettina, no? E registravo cioè, sia il testo, la metrica, la cosa. Sono cose inascoltabili se li presenti come prodotto finito, no? Però con arrangiamento e una cosa è, rinasce tutto, cioè, come qualsiasi cosa, no? Sì, sì. Tant'è che se tu una persona fai ascoltare una cosa, fai ascoltare la stessa identica cosa rivisitata al mille, ti cambia vestito proprio in maniera, così come l'idea anche di
anche riprendere pezzi vecchi, particolari, canzoni italiane, che ne so, anni 30, rifatti in modo assurdo. Sì, sì, a me per esempio mi piaceva fare, mi sarebbe piaciuta un'idea che avevo io, non so se hai presente i Goofy. I Goofy, sì, 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 anni 60. Sì, anche le cose che sono un po' cabarettisti, che sono belline, sì, no? Cioè, era un'idea come un'altra. Sì, sì. Ascoltavo tempo fa, dico, sarebbe bellino rifare questi pezzi ora, con le sonorità sì, voglio. Poi c'è anche creazione, modificazione della, modifiche della melodia, dei parti, cioè creatività massima proprio, ecco. E poi uno decide di qual è il primo obiettivo, che ne so, fare un pezzo, a parte che uno, cioè ad esempio se ha anche un programma, una cosa, può anche lavorare anche a casa un tot, per dire ti mando sto file, ci canto sopra, come ti sembra, cioè, quando uno ha raggiunto un tot, poi uno si vede, le prova, e poi l'ideale quando ha raggiunto 20-30 pezzi, trova delle date, volendo uno poi se va trovando, cioè, si fa. Ora io, nel senso, questo è da tanto che magari, vabbè, qua c'ho delle le casse per PT, non so se l'hai visto. Sì, no, però, visto. Sinceramente vorrei venderle, perché sono pese, sono 500 watt l'una. Vorrei venderle e comprare tipo un kit personale per fare tipo 4 casse, 2 spia, 2 fuochi, un mixerino anche piccolo, non magari anche piccolo, microfoni tipo dinamico, ce l'ho questa cosa qui, e che è un kit in cui tu trovi una data, ci vai, suoni, ti smonti le proprie cose e buonanotte. Con queste cose, infatti, queste cose qua. Quindi, non è pensata male anche l'idea. Quindi l'ideale è tipo cioè uno può fare delle cose parallele, da un lato per il guadagno così, no, sì, ma sì, che fa una serie di pezzi da piano bar, anche chitarra e voce, uno che fa solo la chitarra e non la voce, sì, sì, senza rivisitazione, proprio paro, classiche, per dire che c'è un locale, una cosa, e si guadagna. Che può capitare da cui capita queste cose. Allora, queste cose, comunque il live, senza base, senza. Io penso che anche una chitarra e voce e basta, uno che fa solo la chitarra e uno che fa solo la voce, va benissimo. Io per esempio l'ho fatto una volta, cioè avevo, c'era un ragazzo tedesco che ora sta qui a Arezzo, si era fatto un duo semiacustico, vabbè, andavo quasi sempre con l'elettrica, però solo che lui era un po' improntato sulle cose anche troppo cupe, cioè era bello, no, si faceva Marco Lanigan, cose belle, no? Però magari in certi luoghi vogliono anche voglio combinare, sì, fare un po' variare senza un fine artistico, diciamo, sì, nel senso anche per la e la scia, come ti posso dire, marchetta, cioè nel senso guadagni, ti diverte, eccetera, mentre quell'altra cosa è proprio di no, il mio telefono deve essere la mia fidanzata che non si sa. E quindi, ma vedi, sì, no, l'altra è una. E creare proprio il progetto artistico con una vera e propria identità, cioè con un obiettivo proprio comune di creare qualcosa che sei tu, che sei quel gruppo di persone, che sei un duo, per dire, uno può proporre anche un. Cioè, la cosa del duo acustico per dei pezzi inediti è più da teatro, no? Sì, si può trovare dentro la data di un teatro, trovare in manifestazioni culturali, oppure, che ne so, insomma, la collocazione è diversa. Già proporti in un ristorante con la cosa così, deve essere proprio un ristorante particolarissimo per accettare. Vabbè, magari lì fai una cosa diversa. Capito. Però, creare, poi uno può anche incidere quei pezzi e fa il progetto, mettiamo Assassini del Pop, con l'obiettivo di portarlo fuori come gruppo, magari con batteria, strumentisti, proprio un gruppo affiatato. Ma ha chiesto anche mio cugino, dice, sì, no. Ma perché allora non si fa? Tipo, lui, che anche lui era interessato a venire, insomma, e fare, poi se non trova tutti.
tutti, almeno quello fondamentale, cioè partire dalla batteria, un basso, batteria, basso, chitarra e voce, proprio al minimo, sì, all'osso. E a me piacerebbe proprio nella scrittura e nella voce, cose così, no? Poi io di pezzi ce n'ho 100, 200, ne ho proprio. E se a voi potrebbe interessare la cosa che pigli un pezzo e uno ci lavora, cioè a meno che non avete un pezzo vostro, oppure viene l'ispirazione e uno lo scrive, dice l'ho scritto adesso, però di materiale inedito su cui lavorare, rivisitare, rifare, eccetera. Oppure si può fare, alternare, che ne so, prendere, iniziare come affiatamento da una cover strana, per dire, no? Si può iniziare da cover. Poi quando si è trovato un po' una formula con un pezzo in cui uno ci si trova tutto, ma non so, io ti potrei creare una playlist, per dire, di cose anche per le voce, per le state bozze, tipo tu lo ascolti, dici questa io mi ci troverei a rifarla con la chitarra, sì, no? Sì. E poi uno la prova insieme, per dire, la registra, si può fare tutto questa cosa. Si può alternare anche le tre cose. Esatto, cioè fare, che poi vabbè, la rivisitazione cover, in particolare eccetera, il pezzo inedito, penso faccia parte di un unico progetto, cioè sì, artistico. Sì. Cioè, mentre quello delle canzoni così è per... Infatti io ne parlavo tempo fa con un mio amico, no? Che si diceva sarebbe bello creare un team di poche persone che siamo più o meno sempre i soliti e cambiano a seconda delle situazioni, ma sono sempre loro a suonare, no? Tipo c'è da fare una serata da ballo, si va a fare quella, c'è da fare una serata pop rock inedita, si fa quello, c'è da fare piano ballo, vai a fare quello, insomma una cosa così. Io non ho problemi, insomma, sì. sui generi, queste cose. E quindi per me uno può anche fare un pezzo alla settimana, per dire, come cosa, tranquillamente, in cui uno magari cioè, si sente online, si spedisce un link, si spedisce un file, una cosa per... te c'hai un multitraccia, registri qualcosa? No, quello no, registro con le tasche, però il fruscio non si sente. No, no, va bene, ma lì c'hai anche il click volendo. C'ho come il metronomo. Ma il metronomo quello elettronico o quello elettronico? Perché ad esempio, sì, l'ideale sarebbe che uno dice ho fatto questa traccia di chitarra, magari col click per che si apre, no, e poi uno tipo manda la traccia, lo metto nel, che ne so, nel multitraccia, e ti mando la traccia con la voce sulla tua cosa precisa col BPM che mi hai detto tu, 70, 80, 120, 140, cose così. E poi uno dice guarda, effettivamente qua meglio la tonalità sotto, meglio sopra, cioè fin quando uno non si trova. Si può provare, Poi quando uno si trova, eccetera, dice la vogliamo fare una demo fatta per bene, e lì uno registra con la chitarra, tutte le altre cose, anche se uno non c'ha gli altri musicisti, per dire, con tutti i suoni un demo lo fa, anche da presentare a un locale, una cosa così. Sì, ma poi vedi più. Cioè mio cugino c'ha tutto, ora sta imparando un po' anche il piano, c'ha anche il basso, prendo il basso lo posso anche sovraincidere io. Per l'incisione sì, però secondo me la cosa fondamentale è partire poco alla volta, dire, fare un bel, che so, un repertorio pazzesco di chitarra e voce, basta. Va benissimo. Cioè un pezzo alla settimana, piglia, e uno ha quella scadenza, quella cosa, quando uno si può dare tempo, anche un anno, ma ne può fare anche due la settimana se proprio è in botta, no? Sì. E insomma, perché no? Uno si può dare anche un anno in cui uno racimola un bel po' di pezzi che può tenere la serata e ti avanzano pure, per dire. E sia dall'altro lato economico, che uno va da una parte, suona, eccetera, e sia
cioè, artistico di avere un'impronta, una cosa che tu puoi. Secondo me si può provare tranquillamente. Oppure tu stesso, dalle cose che hai ascoltato, dici questo è quello che farei. E io te l'incido su quella tonalità, quello che senti, paro paro, ti mando una playlist di robe, magari tu ne scegli una in base al titolo, ascolti, eccetera, e la rifai come ti pare, nel tuo mondo chitarristico proprio, ecco. E poi uno arrivato lì si vede anche live come uno si trova al momento provando il tuo lavoro e riportato nel tuo mondo di arrangiamento per solo chitarra, eccetera. Poi piano piano impara, fa pratica. Sì, questo. Quindi, io si può provare, nel senso che a cosa hai ascoltato di quel, cioè nel senso hai presente tipo solo le ultime cose oppure... le tue un po' in generale non ascoltate diverse, c'è cioè una cosa diversa. Ad esempio tu hai detto quel tu dicevi quel chiamo con la sabbia, quello lì chiaramente i suoni fanno schifo perché si è fatto con questo, c'è proprio un tangaccio. Invece se uno capito un po' la rende fresca, no? La potresti fare anche elettronica, ovviamente. Però concentrandosi sulla cosa della chitarra e voce in modo particolare, tu puoi anche non solo fare gli accordi, ma anche tipo mini assoli, delle parti, incastri con la voce. Uno se ne immagina, tipo tu crei quella parte, io magari sul pezzo che ci lavoro sopra. Sì, per dire. E quindi io farei dare la scelta a te, nel senso del materiale. Dei brani da fare. Tipo tu ne scegli uno e lo rivisiti a modo tuo. Dopodiché io ci lavoro, vedo come mi trovo, ti dico così. Poi magari sul fatto della cover particolare facciamo l'inverso, cioè te mi dai un elenco di cose che ti piacerebbe fare, no? Sì. E io ti potrei dire, con la mia voce mi troverei più su questo rispetto che su quest'altro. Poi ti posso anche proporre dei pezzi, ad esempio, ora, per dirti la logica un po' assurda del rivisitare, ho fatto, prendere un pezzo che a me è brutto, per me. Sì, ma tipo? Allora, tipo finché la parola cavallo. Ah sì, sono concordo. Però ho cercato di fare una versione un po' assurda. C'è qui su YouTube, non mi capisco. Sì. Faccio vedere un po' com'è logica. Ecco, allora. Vabbè, l'ho chiamata remix. Non è remix perché l'ho. Ma perché? Cioè ci ho messo dell'hip hop dentro, ci ho aggiunto delle parti, cioè per dire un po' com'è. Libro di che concetto, non so perché non letto il testo di questa stupida canzone che è il canto da coglione, a me piace rovinare, mi sto c'è sbandare, mi filo piano piano in questa cosa, proprio come la bandiera rossa che ha fumato ora la sua storia. Filo piano piano in questa cosa, proprio come la bandiera rossa che ha fumato poi la sua testa. Adesso dice basta, finché la vacca va, prendo tutto quel che resta, finché la vacca monta, finché la vacca pompa, pompa, pompa. Il grillo disse un giorno alla formica. Però ho invertito le parti dove erano maggiori, l'ho fatto diventare minore, le parti dove erano minore, l'ho fatto diventare maggiore. Aspetta, poi ci ho fatto un finale tipo tutto con l'elettronico, tutto. Aspetta. Il ritornello l'ho fatto quasi raffinato, visto che. Quando l'amore viene a campare lo sole.
la batteria fatta tutta con dei pezzettini, delle cose, cioè rivoluzione totale. Sì, sì. Così come altre cose, aspetta, intanto io qua c'è un percorso che ho fatto col piano e voce, cose che col piano e voce non c'entrano niente, no? Delle tipo cover strampalate. Aspetta, per dirti come uno potrebbe rivisitare. Allora. Ma te se io portassi il computer una sera sapresti decifrare quello che mi serve a livello di programma? Per registrare, sì. Perché io non è che so tanto, cioè col registratore ho dei programmi rudimentali, ho l'Audacity per mixare un po'. Ah beh, insomma. Però il grosso lo faccio col Tascam, che viene bene, capite? Registro. Sì, sì, vabbè, ma per delle cose di che uno di format che impara, no? Cioè per utilità, perché no? Non è che. Sì, sì, capito. No, magari per registrare un po' meglio quelle sovraincisioni. No, vabbè, ma quello uno lo può fare qua, tranquillo. E che il portatile in sé dipende un po' dalla potenza, un po'. Per anche quello, sì. Dipende un po'. Oh. Vediamo qualcosa di assurdo. Ah, vabbè, questa addirittura è una canzone non dello Zecchino d'Oro, ma simile. Ah. Che però l'ho fatto col per voi, che è l'Elefante Gay, che è una canzone. Vabbè, aspetta. No, l'ho rifatto, diciamo. È di un toscano questo, in Cina, non so se hai presente in Cina. Sì, 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 scherzi. È suo, sa che. Questo è col cellulare. Oppure. Che ne so, Violentami di Giosquillo, fatta Madonna. Al piano in voce, capito? Cioè. Quasi un valzer, l'ho fatto di me. Cioè. Chiaramente il cellulare. Con anche cambiando il testo, visto che dal maschile a femminile, anche questo in qualche modo può essere una cosa in cui uno prende dei pezzi al femminile, però rivolta. Eh sì, che questo ha un significato differente. Eccetera. Però assume tutt'altra pasta con un acustico, qualcosa che parte anni 80, trash, addirittura la puoi fare diventare quasi raffinata, cioè se ci metti magari un violino sotto, oppure un arrangiamento un pochino più, che ne so. Uno di Roma aveva trovato sta canzone che ho rifatto di, non so se l'hai presente, di Gio Chiarello. Ho sentito dire, però allora, aspetta, vediamo se la trovo. E ci avevano un'associazione, sono rimasto un po' al limite di sta cosa, dice vieni a suonare a Roma, ma non ho proprio trovato là. E quindi e poi ci sono andato da sta cover proprio fatta al. Vediamo se la trovo. Che brutto affare, non so se. Stessa cosa col testo, però rivolto chiaramente al femminile, no? Perché. Poi ti faccio sentire quella originale. Così la fai tipo quasi romantica, cioè normale. Però con la voce un po' scimmiottando lei, ora senti. Che brutto affare, ti amavo di un amore nucleare, ti ascoltavo senza contenere.
contestare le parti che sapevi raccontare. Alcune parti sono proprio cambiate di testo. Una dea, là era un Superman. Scema, non so nemmeno fare quello che vorrei. E questa invece era sta tipa assurda. Scritta da Califano. Però scritta da Califano. C'erano ste meteore anni 80. Senti. Pezzo stesso, però è tutta un'altra pasta. Senti come canta lei ora. Anche come si muove. Capito che riprendeva? Quello il pezzo. Chiaramente tutto è trovato a dovente perché non avevo spartiti. Sì, sì. Cioè uno può anche prendere la cosa qualsiasi che trova, cioè il canto, questa cosa è strana. Un Superman, è una dea. E insomma te hai conosciuto poi. No, hai conosciuto lei poi? No, cioè mi hanno chiamato delle persone che erano fan di questa qui, no? Ah. E quindi poi dice assurda sta versione. E dice c'è un'associazione culturale che se vuoi fare una serata viene a Roma, insomma. E ho fatto questa cosa, ho fatto un po' di pezzi miei, tra cui ci ho messo questa che avevano sentito, vedi la potenza del tubo di YouTube. Sì, no? Sì, e cioè magari trovi una cosa, cioè l'ideale è anche fare, volendo, uno dice al momento che non trova serate, per dire, fa magari delle belle cover per bene o particolari eccetera, sì, sì. E poi fa un videoclip in piccolo e lo fa su YouTube, sì, sì. Cioè magari delle cose che non cover che magari altra gente non ha fatto, perché c'è delle cose anche famose ma allo stesso tempo fatte in modo particolarissimo che tu dici oh cacchio e la condivide. Infatti. Magari però fare sta cosa in cui si incide per bene come se fosse un pezzo da disco eccetera, sì, sì, certo. E poi quando fai il video fai il playback, cioè che sono due che non so se che canto col playback, la chitarra o anche mettere altre parti vocali con coro, te canti un po'. Volendo, sì. No? Sì, faccio qualche cosa, sì. Qualche cosa, qualcosa. Sì, sì. E uno può, cioè in attesa di avere un kit proprio per spostarsi, per fare delle cose, uno fa una bella cover per bene, un bello pezzo per bene, e fa un video in full HD, fatto per bene, eccetera, con montaggio. È anche un progetto in cui già uno si può proporre in web come duo di un certo tipo, ecco, sì, sì. Quindi anche in qualche modo può essere. Quindi cioè, noi possiamo fare che tu ti scorri un po' di pezzi, la prima cosa che ti trovi che ti può piacere, oppure mi mandi una lista di link e dico, io purtroppo con l'inglese non so, preferisco l'italiano, ho sto limite, diciamo, qualcosina, ma preferisco la cosa in italiano. Però tu dici, c'ho sti pezzi che mi potrebbero piacere, più fare, un elenco, dici, quando me lo ascolto, eccetera. Quindi io potrei lasciarti la scelta tranquilla di cose, un elenco e poterci lavorare, proprio dal disco, sì. Ma dal link, dalla cosa, e rifare secondo proprio la tua spontaneità massima. Poi uno, sentendo com'è il mondo di sta persona musicale, si lascia un po' ispirare, si lascia un po'. Cioè, deve essere, come la penso io, l'incontro tra due visioni diverse, sì, sì, certo. Mai che una impone sull'altra, eccetera. No, nel senso, io c'ho sto bagaglio, tu c'hai questo bagaglio, quindi. La musica per me è una cosa proprio libera, senza, perché molti, ad esempio mi è capitato di parlare con dei gruppi eccetera,
e ci avevano come dei paletti per dire dobbiamo scrivere pezzi di stomaco alla Vasco piuttosto sì, che oppure ora va di moda questo, quindi adesso un po' come in moda oppure come in Gramà, oppure io conosco anche dei gruppi che escono in subsonica, che magari vanno forte in estate, due pezzi spiccicati al sound dei sì, subsonica oppure dei Gramà con la che so, corrollati in un certo modo, Dio buono, cioè non va, cioè la creatività è qualcosa che non è, è impossibile che venga dal nulla, perché chiaramente hai sempre tutto quello che hai ascoltato ti influisce per forza. Però non è che devi copiare, no, qua c'è questo, ora copio quest'altro, no, cioè, deve venire proprio dall'esigenza tua, penso, di una cosa che non c'è e vorresti che ci fosse. Alla... Ma infatti, se ci fai caso, anche noi come gruppo mio sono un po' reinterpretati, anche perché è impossibile rifarle uguali. No, a parte la cosa bella è che comunque pezzi di Queen cantati da una donna, infatti già quindi... questo. Con l'uomo c'è sempre troppo il paragone lì. Certo, così come ho trovato dei gruppi interessanti, però così su internet, lì che facevano le canzoni di Battisti da una donna. Perché c'è sempre, per alcuni, purtroppo c'è, per alcuni mostri sacri c'è sempre il paragone detto là, non ci deve essere il paragone, cioè deve fare un'altra cosa che non devi. Ma manco lontanamente pensare di competere, è una cosa tua, come se l'avessi scritta tu, così, così come pensavo, mi sarebbe piaciuto fare, c'era un pezzo di De André che volevo proprio rifare totalmente, che era quella del, no, dell'amore perduto, aspetta, c'era qua il testo. Che visto che l'arrangiamento è molto molto popolare, no? Fare qualcosa di totalmente è molto popolare, però siccome il testo magari cioè per me è stupendo come testo, però a me di André chiaramente non vedo, cioè che mi sento può pensare sia una bestemmia, gli arrangiamenti popolari non mi entusiasmano in generale, per quanto mi piacciono i testi, perché è un poeta, no? Sì, sì. Però l'arrangiamento popolare secondo me un po' folk l'arrangiamento folk, cioè per dei testi così perfetti, secondo me vabbè, chiaramente era così, cioè poi le cose vanno un po' più storizzate a un'epoca, chiaramente, no? Secondo me, per esempio, delle cover geniali l'hanno fatte gli After Hours. Tipo mio fratello. Sì, che hanno scambiato tutte le parole. A loro mi piacciono tantissimo. Sono le mie gruppi preferite. After Hours. Marlene Kunza. Sì, sì, quello come mi piace. Cioè, io, tipo, a 16 anni, cioè, scrivevo ascoltando i testi di After Hours, proprio mi ci perdevo sulla costruzione, anche interpretare che cosa volevano dire, tipo sai quante volte, che ne so, ascoltavo quelle, sei un meccanismo che si spegne da sé, no? Sì, sì. Allora uno cercava di interpretare magari, che ne so, che a un certo punto lei tromba e quindi a un certo punto se... cioè tutte le interpretazioni possibili, e mi è sempre piaciuto andare oltre i testi, e poi vabbè l'ultima cosa non le ricordo più, non ho presente Germi, Hai paura del buio e i dischi. E ora l'ultimo che hanno fatto sono tornati. Milanesi. No, hanno fatto un altro, hanno fatto qua da Padania. Ma questo non ho. Ha preso in giro, non è che sono diventati leghisti. Sì. A differenza di Giovanni Nito Ferretti. Oddio, lui non è caduto proprio, è diventata una cosa. Io non ce la faccio più a sentire. A me piaceva, però.
troppo radicale la tua scambio. No, ma va bene, pochi giorni, non c'è da niente, per prezzo con la musica barocca. Bacca, tutto E va bene, tra l'altro, anche i Beatles, cioè, sì, si sono ispirati un sacco dalla forma sonata, e quindi... Di cosa è la sonata a chiaro di luna al contrario? Di cose dei Beatles, però è no, di Beethoven però mi sembra. Sì, 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 sì. Tra l'altro ce l'ho qua lo scottino. Così come vabbè, nel senso, questi esperimenti sulla musica classica tante volte sono un po' a volte grotteschi, tipo quella lì. Na, 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 na. A volte con le parole, no? Sì, 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 ho capito. Però volendo uno può anche... L'avevo fatta in versione rock una volta. Sì. Però alcune cose, nel senso, i confini per me non... No, figurati così. Così come ho ascoltato un po' delle tue cose contemporanee. Sono un po' assurde? No. Poi di robe, dunque, qua, materiale prodotto, forse ce l'ho qua, un po' di... posto di cose varie, cioè se ne potrebbero sformare cose a io sai, per me si può provare a fare tutto, nel senso qua c'ho cose esperimenti, queste sono cose mie più recenti. A te ce l'hai tipo un programma che può fare lo spartito automaticamente dalla musica che gli do? Allora, se c'hai il file MIDI, sì, si può fare. Però deve essere un file MIDI come si deve. Nel senso che... Allora qua io vorrei di lavoro. No, nel senso che... esiste un modo per trasformare il file audio in MIDI. Sì. Però è che è orroiaio. Ma perché chiaramente è una cosa così indicativa? Cioè, verrebbe bene se tu, che ne so, hai una sola linea melodica, pulita, 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 e allora te lo trasforma in MIDI. Mm-hmm. Tipo una linea melodica e basta, proprio una linea di piano, sì, una sì. Cosa così. Ma se già è tutto un insieme tutto un gruppo, no? Di audio proprio. E se invece c'è un file MIDI come si deve, dissolvi le parti, prendi quella che ti interessa, che ne so, la linea melodica, tipo che sta, che ne so, canale 4, la prendi, la isoli e ti fa lo spazio. Chiaramente ci devi dare un'occhiata perché ti fa le doppie note, ti fa schifezze, gli devi proprio dare. Per quanto riguarda un pezzo che tu ora mi hanno, l'ultimo che ho fatto, sto pezzo di scrivere lo spartito, il mio primo angelo di Mario del Monaco. Ah, il tenore. Sì, però lì per lì ho rimasto un po' perché conta le battute, le cose. Però piano piano l'ho fatto, ora forse ce l'ho qua. Ma ti hai fatto il conservatorio? Ho fatto lezioni private, così. Poi. Un po' di cioè, solfeggio chiaramente. Il solfeggio l'ho fatto anche io, però ho rimosso col tempo. Un forte classico, un po' di setti clavi, queste cose qua. Si sente, è questo. E quindi trovare tipo gli accordi, tutte le cose, la melodia. E lo piano. Lo devo fare, l'ho fatto, anche se non è che mi faceva. Pronto? Se, va bene. Comunque di Catania, cool. Ah, ho capito. Sei tutto a posto. No. A ciovere, come a ciovere? No, ha ciovuto un po', poi cavolo. E vabbè, ma dipende, che ce n'è, ho estate, ho estate l'inverno, va bene, ciao.
la famiglia. E qua dici come fai? Conta le battute, ta. E il BPM da 1, 2, 3, 4. Però poi ho trovato che tutto sommato non era così do maggiore, c'è qualche diminuito, fa, sol, a trovare fino a quando non. E le devi, cioè, anzi il programma ti consente di suonare, no? E scriverti mentre stai suonando, no, giusto? E poi aggiusti a tempo tutte queste cose qua. Però ci vuole una persona umana, non può fare il computer per bene. Ma il bel lavorone complesso. È complesso, però, cioè, però la SIAE vuole che c'è per forza sto spartito. Che secondo me uno spartito può dire fino a un certo punto. La miglior cosa per me è l'incisione, basta. Ancora nel 2000. Ma se ora perché ancora non mi sono mai detto che ci fosse qualche modo? No? Perché avevo detto che ora gli potevi dare anche il CD direttamente. Io so che c'è, cioè, lo puoi allegare pure, no? Il CD tipo solo per la musica contemporanea. Ah, cioè contemporanea, no, non contemporanea, proprio concreta. Concreta si intende. Tipo quella roba su quella strana roba. Ma non proprio, perché là ci sono già delle note. Se io faccio tipo. Allora quello lì lo devi depositare per forza. Ma se già c'è. Cioè col suono, è già capito. No, ma sai perché? Ma poi devi scrivere a mano le 8 battute. Cioè, da solo non ce la fa. E vabbè, col programma poi leggi quelle parti che ti servono. Lo sai perché te l'ho chiesto? Perché ho dei pezzi, delle canzoni vere e proprie io, quando suonavo con il vecchio gruppo. E ci tenevo a coprirle perché. Ora vabbè, ci sono un sacco di metodi. Il copyleft. Infatti quelle che ho fatto lì sono tutti Creative Commons, queste cose qua. Anche se. Se vuole te la mettere, insomma, nel senso che se c'è uno, oh vabbè, facciamo i casi per assurdo, uno famoso che te ha fatto un pezzo super ganzo e quello è scritto la SIAE, c'ha 10 avvocati più di te, magari sì, gira e rigira chi vuole, aggira una cosa, sì. E quindi, a parte che secondo me copiare un pezzo dall'inizio alla fine è stupido. Perché sì, tu, però può succedere. Però, tutto sommato, cioè, nel senso, se proprio vuoi copiare un pezzo o puoi prendere ispirazione, basta, cioè, che a me non è mai successo, cioè, però so che ci sono tanti casi. Tanti casi, sì, quello sì. Poi io, ad esempio, siccome mi piace la cosa di scrivere una cosa e pubblicarla subito, senza registrare, tutto sommato, YouTube ti consente mettere l'opzione del copyright, no? Cioè, nel senso che all'interno vedi che c'è rivendicato. Ah! Cioè, ma siccome c'è la partnership, cioè significa che tramite YouTube io ho l'opzione della pubblicità, che se arrivo a $300 per dire mi mandano tot, no? Però c'hanno queste funzioni in più che io posso scegliere l'anteprima e in più posso rivendicare, cioè che è tua, posso rivendicare che è mia, e anche su YouTube stesso, se qualcuno utilizza quella traccia, gliela segnala quello. Ah, quindi non lo può fare. Non lo può fare. Quindi, siccome a me piace sta cosa della spontaneità assoluta, che ho scritto una cosa subito, una registro pubblicata. Cioè, con la SIAE devi fare prima che arriva, poi questa cosa. E io infatti non l'ho mai fatto, però, cioè, anni fa dice che mi hanno fregato un pezzo, ma a 18 anni. Dice, però io ho sentito il provino, ma fuori non l'ho mai sentito, perché i soldi li deve avere fatti. Ma era roba già commerciale, sì. Un po' più commerciale. Vabbè, sì. A me invece prova che si scrive quelle da lì, insomma. Invece a me è capitato di sentire delle cose molto simili, però senza che l'ho mai pubblicate, delle idee che, ma non tutto chiaramente, però una bella parte musicale, ma questa è una cosa che ho scritto io, per dire tante cose,
Vabbè, quelle note sono cose che capitano, cioè non è che... Ma insomma, ma questa cosa che la può fare chiunque della rivendicazione? Allora, ormai per la rivendicazione, diciamo, del contenuto, sono i partner, però ormai nella cosa, diciamo, c'è una bella... come si dice, opzione di rivendicazione, opzione avanzata, che tu puoi scegliere sia la licenza di YouTube normale e sia il Creative Commons proprio, no? E ci ho messo proprio licenza YouTube o Creative Commons, vediamo se nel tuo canale me la dà. A parte che ci ho messo anche le tue opere sabato. Sì. Però in teoria saresti iscritto alla SIAE. Sì, sì, sono iscritto. Quello c'ho un po' di pezzi depositati, tutte queste cose qua. Ho capito. Addirittura. No, praticamente corrispondenza con terze parti. Sì, loro ti fanno. Allora, siccome sto col secondo canale ci butto qualsiasi cosa, quindi non me ne frega. E se metti qualcosa coperto da copyright, loro te lo segnano loro. E c'è messo corrispondenza con contenuti di terze parti. Com'è che... No, ma perché ad esempio... ascoltare la radio. Anche. Ho ascoltato la radio, io non ho ascoltato la radio, però arrivato che ho fatto tipo il vlog verso Castelluccio, no? Che ho fatto tutti i tragitti in macchina, che era... Arrivato lì c'erano quelli che parlavano. E YouTube se ne accorge. Capito? Stessa cosa. No, anche voi! No, lo sai perché l'ho messa nel sito su Reverb Nation? Ah, no, ti dice proprio Amy Music che parla. Cioè, pensa un po', nonostante, tipo, non siano i Queen vere e proprie, ma nonostante sia una riproduzione, cioè, va ad identificare la traccia musicale. Anche se siete voi che suonate. Cioè, addirittura mi è capitato... Però non si rischia nulla con questa. Ma neanche io, infatti, mi dice questo reclamo non incide sullo stato del reclamo. È una cosa un po' così, eccetera. Le cose che ti chiudono l'account, se tu pigli, le cose della Fox, cosa forum sì, subito, immediatamente. Però se tu prendi, che ne so, delle puntate della Fox, oppure che ne so. Video. Che ne so, c'era uno che si chiamava su YouTube Spazio per gli Amici, ma caricava delle cose grandissime, tipo registrava tutte le puntate pari pari di che ne so, Giallo, sai, le interviste, sì, Storie maledette, tutte queste cose qua, ma tutte cose chiaramente date della TV con la pubblicità tagliata, tutto qui, dopo un po', ciao. Perché però se capiscono che uno che tutto sommato c'è il pezzo della radio, il pezzo del concerto, non fa che... mai, cioè, quando ho caricato anche le cover l'altro giorno mi è successo. Infatti io però faccio questa cosa, cerco di farla pulita. Sì, intanto anche nell'altro canale, questo qui, mi hanno spiegato un trucchetto per monetizzare anche se non sei partner, cioè che vuol dire? Se tu ti fai un account AdSense, cioè quello della, che tu metti la pubblicità nei video, sta cosa però è possibile non in Italia ma in America. Quindi ecco, io ho detto che sono in America. Gli ho detto che sono in America e lui automaticamente mi ha, perché ho fatto un account AdSense, cioè per cui se mi capita il culo che mi fanno tanti click, mi accredita un tot, no? Come fanno? Boh. Chiaramente devono essere dei video però da me prodotti, perché se io ho la faccia tosta di monetizzare una cosa che non è mia, mi chiudono AdSense, YouTube e tutte cose. Però, ad esempio, nell'altro canale, ti faccio vedere dentro, il fatto della monetizzazione. L'unica cosa è che non è che fai $10 e te li danno, prima devi arrivare tipo a $300, eccetera. E ti faccio vedere, ad esempio, qua, come sono messi i guadagni in generale. Tipo, entri,
e metti, che ne so, tutta la durata, l'intera durata, vediamo quanto sono arrivati, sono tipo a $119.11. Quando arriverò, se ci arrivo, quello che è, però ci vogliono, cioè se per arrivare a 119 ci vogliono 357.000 visualizzazioni totali, quindi immagina un milione di visite, che non è facile, però cioè anche per sfizio, se anche dopo 2 anni ti arrivano 300 euro, ma è una soddisfazione, sì, no? Sì. Perché no, sì, capito, sì. Ti rimuovo delle video. Ma la iTunes funziona così, se ti metti a roba su iTunes. Non lo so se dopo un tot o ogni minima cosa. Anche iTunes lì c'è da vedere. Ora, io ci avrei da completare un tot di tracce che un tipo mi ha offerto, però queste cose le devo finire. Ora, siccome c'ho altre lavori, se finisco queste tracce me le pubblicherebbe gratuitamente su iTunes. Cioè, mi ha proposto sta cosa, ma tipo un bel po' di tempo fa, però se devo rifare i pezzi, metterci mani per bene, cioè ci vuole tempo, concentrazione, e non sempre, diciamo. Cioè, io un po' di pezzi ce l'ho pronti, però li voglio fare un po' per bene, non posso guardare delle cose un po' così, capito? Ma quindi nel mio caso che mi consiglieresti di fare? Non con quelli lì sperimentali, ma magari... No, ma tu ci puoi caricare quello che fa. Sì, che quello, no, ma per il fatto che uno magari, se quelle cose ci tengo un po' di più, per impedire che vengano copiate, insomma. Ma tu metti su YouTube, metti l'opzione Creative Commons alla fine. Ah, ecco, quella è sicuro lo sbaglio. Sì. Ormai YouTube ha questa cosa, tanto secondo me è più, cioè la gente che vuole ascoltare un po' di musica è raro che vada su MySpace, vada su Reverb Nation, sì. No? Oppure che ne so, a parte che all'estero, però dico, se a uno gli dici mi cerchi questa canzone, dove va? Su YouTube, sì, sì, cioè è diventato anche un jukebox. Oppure, ad esempio, cioè lo cerchi direttamente là, per dire. Oppure un altro sito invece molto interessante, che ci sono gruppi emergenti a non finire, poi ognuno, non lo so, in Italia in realtà, questo è un sito francese, ci ha vinto. Ah, l'ho sentito dire. E questo non è male, intanto ti mette là il copyright lui a modo suo, cioè delle sì. E poi puoi fare un contratto per che se qualcuno vuole acquistare la licenza, cioè nel senso chiunque può scaricare i pezzi gratuitamente, però se qualcuno, tipo anche per YouTube stesso, lo vuole utilizzare o vuole utilizzare nel proprio locale o vuole vendere, boh, qualsiasi cosa, deve comprarti la licenza. Collegamento a PayPal, non so, carte di credito, cose così. Cioè, ma qua c'è 350.000 brani, cioè di tutti i brani. Se tu ti fai un giro in generale, a parte che puoi cercare anche per genere, tipo cerca, ho scoperta, qualsiasi cosa, di qualsiasi genere emerge qua, non trovi Queen, non trovi, sì, non trovi niente di famoso, tutti emergenti, e puoi ascoltare proprio dall'inizio alla fine interi dischi proprio. E addirittura c'è anche un'opzione che è tipo mecenate, cioè nel senso che se uno gli garbi, teoricamente, poi è raro, però le donazioni ci sono, che fa la donazione, cioè dice questo mi piace proprio, arriva uno della California e $10 glielo do. Per dire, come meccanismo, come cosa. E qua c'è più popolare, più scaricato, più ascoltato. Questa è una miniera proprio. Chissà se ci siamo noi con Malameccanica. Come si chiama? Malameccanica, un gruppo che ci ha suonato io tempo fa. No. Vediamo invece, io ci sono. Sì, è andato tempo a fare, vediamo. Questo è vecchio. 4 pezzi ci sono messi.
però questi veramente, ma anche come ascolto personale, scopri veramente un mare, ma un mare di musica, veramente tutto gratuito, legale, quindi non è che tu scarichi, cioè semplicemente gente, ma da tutto il mondo. È simile a Rever Nation, come Rever Nation consente di scaricare. Sì, sì, se ce lo metti te, sì. Ah, quindi io poi Queen, contributo a Queen ce l'ho messe tutte in download dei miei pezzi, invece qua forse le cover non si possono mettere. Ah. Tutto, ma tutto materiale, ma gente che fa cose sinfoniche, che fa, cioè secondo me è una qualità proprio incredibile. Non tutto, chiaramente trovi delle cose un po' così, però in generale è qualcosa di, no, ci scrive, c'è una fonte, è una fonte. Mentre altra fonte, tipo per ascolto musica, di cose anche famose, non so se lo conosci sto programmino, che è Screamer, no? No. Sto programmino, che sono anni che mi ascolto la musica, puoi scegliere, vabbè, a parte puoi scegliere per nazione, tipo Africa, America, e sono tutte radio online, no? E anche per genere, cioè, genere, no? Puoi scegliere tra, che ne so, tutte i anni 70 o poi anni 80, rap, chitarra classica, country, jazz moderno, new age, oldies, tipo, ci sarà anche, com'era quella rete che ascoltavo, new jazz, ambient, cioè tutti i generi più, che ne so, c'era una rete che prendevo io sulla psichedelia degli anni 60. Così c'è sicuramente. Vabbè, questo forse dovrebbe essere solo hit, però dipende tipo che. Oppure c'è Radio Beatles e basta. Aspetta, allora c'è. Solo Beatles, dalla parte della nostra. Dovrebbe essere in rock. Qualità proprio, e puoi anche registrare, per dire, qua sono tutte cose famose, no? Perché... Allora, vediamo, cioè tipo queste ambient. Beatles, beh, The Beatles, però non so se ma si chiama Screamer questo? Sì, Screamer è un programmino di meno di me, però include un nome veramente. È ganzo, veramente una ganza. Non tutte sono attive, per dire, però se tu cerchi, fai le tue preferite. Tipo il barocco lo ascoltavo sempre qua. Il piano jazz, tipo solo il piano e basta. C'è di tutto, veramente. Vediamo se c'è una questione. Tipo, questo c'è solo canzoni di Natale e basta. Cioè, le cose più assurde, ma poi vabbè, poi un'altra, ma le cerchi, non so se tramite quel canale, ma anche c'è radiometal.com, che fa cose proprio, ti fa vedere il l'album, il titolo, tutto, ma la qualità proprio. Cioè, ma sui musi sta collegato. Anche là mi ci metto. Ma anche cose che non conosci, magari quelle vai a cercare dopo, sì. Da un lato un po' si integrisce perché non va a prendere il disco, CD, a cercare, però è una cosa comoda, una scoperta che c'è un fiume di musica inarrestabile proprio. Sì. Cioè queste cose quando ero bambino mi sognavo, no, mio padre è collezionista di dischi di jazz proprio,
però io anche ho collezione di però dei Beatles. I dischi però io non l'ho mai toccato perché è gelosissimo proprio. Mai toccato una puntina, un vinile, tutto sacro lì, mai toccato neanche. No, pensa che... Ho avuto il mio piccolo stempico giù, e avevo i miei CD, li utilizzavo quelle, però sognavo una radio che mi facesse ascoltare tutto il mondo, o i generi proprio. Tutti, perché poi qua ho scoperto anche un sacco di generi, sottogruppi, tipo dell'ambient, cioè dell'ambient, il chill out, l'urban, sì, sì. Cioè tutte queste cose qua. Perché poi uno ascoltando e dovendo fare l'arrangiamento ti dà, cioè questo cercare in qualche modo sempre di essere onnivoro per quello che ascolti, poi dici, però potrei fare sto beat un po' come quella cosa lì, piuttosto che quell'altra, tutte queste cose qua. Quindi... Cioè... Lo sai che ieri, su Reverberation ci sono rientrato dopo un anno, ma quando sono rientrato ho tipo 40 fan in due giorni, cioè. Sì. Proprio una cosa scandalosa. Ah, quindi cioè, funziona. Funziona parecchio. Così come... Anche e la contatto sì. Però dice vieni che manda il nostro demo per essere contattato, no, però volevo $25 dopo. Ah, cioè, è chiaro, no? Certo. Magari se fanno in serie, dice, prima o poi qualcuno è un business pure quello. Sì, perché se mandano 20, 50 iscrizioni, loro hanno belle fatto lo stipendio. Certo. Funziona così. La voglia, voglia. Però l'audio è buono, non è questo. Così come trovo normale, però così per ascoltare, cioè per rappresentare qualcosa che lo metto su SoundCloud. Anch'io ci sono. Però da casa mia non ci posso caricare. C'è una connessione lenta, mi dà dei problemi. Su MySpace no. Con YouTube hai problemi quando visualizzi o no? YouTube, no, quando visualizzo no. Perché lo lasci caricare un pochino. Sì. Quando carico, l'altro giorno dovetti farmi caricare la foto da mio fratello che è vicino a casa, cioè è proprio attaccato al mio computer, però lui ha il fisso. A lui viene, a me nel mio no. Ah. E come? Cioè, nel senso, una stessa connessione? Sì. Ma col wireless tu usi? Sì, sono collegato esternamente. Anche io ho messo, tipo questo è l'access point, sì, no? Sì. L'access point, perché questo a suo tempo non c'era il wireless, dove è una pennina dall'altra parte, no, tutto sommato, è fast, tutto. Qua purtroppo è veloce, non mi se no quando vado da Enrico, quando c'ho da caricare qualcosa che è filoso. No, però io sono che fai audio o video. No, su YouTube per ora non ci ho mai caricato niente, che è poco che me l'hanno iscritto. Ma no, ma non è ripristina, perché comunque anche un account vuoto fa sempre comodo, perché YouTube ha un sacco di funzioni, tipo per creare playlist, anche dei video preferiti, li vai a cercare, puoi creare proprio un archivio tuo, è comodo. Ma se lo ripristino in nottata dici che mica devo rifare tutta la trafila? Ma tu hai proprio chiuso l'account. Ho eliminato l'account, però... E sì. Che ti ha detto? Entro un tot o niente? Non mi ha detto niente. Lo devo rifare a capo. Sì, rifatto. Anche se non carichi... Aspetta, ma tu c'hai un account di Google? Sì. L'avevo fatto, ma l'ho eliminato, perché mi rompeva coglioni. Sempre tutte le volte Google+, non ci andavo mai. Ah, sto Google+. Sì, non ci andavo mai. Ho capito. È per quello che l'ho eliminato, non per altro. Ah, neanche per no, il plus, non, se vuoi. Non... Io per dire, ce l'ho, ma non ci voglio mai. Sempre. Cioè, è ganza ora la cosa di Google Plus. Se tu hai un canale YouTube con degli iscritti, eccetera, hanno fatto la nuova opzione che puoi fare la diretta. Ah, cioè, YouTube però diretta, tipo dalla webcam e... Puoi fare tipo conferenza con altre persone. Cioè, io tipo ho fatto dei live di un'ora in cui si parlava e YouTube o Google Plus ti fa la regia, lui, cioè nel senso, appena senti che stai parlando tu, ti trasmette a te. Appena, e sotto c'è la stringa delle altre facce.
quando stanno parlando gli altri, piglia e ti fa la camera, tipo camera 1, camera 2, in maniera automatica. E te vedi il live di quelli che so, che fanno tipo delle riunioni, delle cose. Purtroppo è la qualità del webcam, sì, che basta dalla webcam, però se non ce la vuoi vedere, è una nuova funzione della diretta proprio. Quindi, però anche se non ci credi niente, cioè è sempre comodo. Lo ripristina le cose, sì, sì, sì. Quello è sicuro. Niente, per le cose di, possiamo fare così tranquillamente. Poi andiamo un pezzo, domande, eccetera. Una settimana uno non può fare uno, non può fare due, quello che sì. L'importante è che uno arriva a un tot di repertorio. Poi quando uno si sente proprio in forma di fare una bella cover, un bel pezzo che lo incide per bene, fa le riprese, che ne so, sì, dice sta cover è particolare, rifacciamola tutta, allora io faccio l'arrangiamento, faccio le cose e lì uno ci mette la musica, ci mette anche la scena di fare il video, il montaggio, le cose, e uno propone, vede che poi condivide il video, vede un pochino come va, se fa visite, se fa... Sì, sì. Ci sono dei lavori più o meno riusciti, quelli che fanno il botto, 40.000 visite, quelli che magari si fermano un tot, però uno intanto lo fa per il piacere di farlo, quella è la prima cosa, senza dubbio, però se qualcosa ha più senso rispetto a qualche altro fa piacere sicuramente, vedi come interagiscono le persone, lo spanno un po' in giro, che ne so. Poi la cosa di trovare dei posti, eccetera, se uno ha una base solida, un repertorio, una capacità che già va in lì e si è pronto a livello di preparazione, di singoltura, cioè l'ideale, io l'ho sempre visto, l'alternanza tra musica, chiacchiera, tipo intrattenimento, no? Sì. Cioè intrattenimento, tutto sulla spontaneità, no? Intrattenimento, passi la serata, cerca di coinvolgere. Certo, la cosa difficile in quel caso è quando sei in un ristorante, la gente mangia, te devi fare il sottofondo e sono altre quando è. Però se tu invece sei al centro della scena in cui proponi le cose e le persone ti ascoltano, no? Che fanno i cazzi su e parlano, lì è un altro paio di maniche, è proprio guadagniamoci questi 50 euro ciascuno se ci va bene, sì, no? Sì. Però ci siamo divertiti, abbiamo suonato, e quello va benissimo. Mentre nell'altro caso uno dovrebbe anche unire le forze nella ricerca, cioè lì devi fare anche il marketing, cioè mandi email, chiami e parli col comune. Cioè se uno si organizza, anche mesi e mesi prima, uno può trovare anche uno spazio nel comune, se dà, si presenta in un certo modo, che ne so, piglia un bel PDF con la presentazione, e, cioè proprio presente come progetto. L'ideale, cioè io ho degli amici che fanno, cioè presentano i progetti però a livello teatrale, e allora proprio lavorano così, cioè nel senso che preparano degli spettacoli per bambini, per ragazzi, queste cose, fanno teatro per ragazzi e essendo un gruppo trovano gli sponsor, hanno le conoscenze tipo col comune, trovano una data anche nel paesino per dire o la sagra di quello, cioè trovano dei modi, delle collocazioni, piano piano si una volta ci guadagnano con lo sponsor, una volta il comune esce un tot, poi chiaramente se uno c'è per il progetto artistico uno dovrebbe essere pronto anche a farlo proprio per la passione, chiaramente invece, questa è la mia teoria, per la cosa del suonare a piano bar si paga, cioè nel senso lì non si fa per la birra e la pizza, cioè sì, quello che penso io e anche che non si devono viziare, ah, no, perché sennò
Assolutamente no a chi dice sì, apri birra pizza, te la mangi tu. No, no, nel senso. Se vuol dire che ci prova. No. Se tu invece, io penso, tu mi dai lo spazio perché io propongo però quello che dico io, quello che diciamo noi, allora potrebbe anche starci, secondo me, la birra. Però dipende dalla situazione. Però no. Cioè, adesso, soprattutto se uno all'inizio, però se io ti devo fare una cosa non artistica ma di sottofondo, cioè proprio per il locale tuo, ma noi sì, magari ci divertiamo poi, ma cosa ci guadagniamo in fondo? A bere la pizza, la mangi te. Sì, no, infatti io sono contrario ad andare. No, però se è un bello spazio, se hai la possibilità in cui le persone ti ascoltano, allora proponi tu. E c'è, lì è un altro paio di maniche, secondo me. Cioè, sono due cose diverse che si ragionano diversamente. Sì. Quindi, vabbè, possiamo fare uno, un pezzo che dici tu è una cover normale. Così portiamo avanti le due cose. Un pezzo artistico. C'è qualcosa che viene in mente. Allora, tu puoi vedere, io faccio delle cover pronte che ho fatto in maniera standard, non chissà che cosa. Vediamo cosa c'ho. Musica. Cover standard che ho fatto, ad esempio, quelle classiche, te lo leggo negli occhi, queste standard, io confesso la Cruz, quando. Sabato Italia, queste sono senza rivisitazione, proprio è dietro di voi, di Aznavour, Pace per domani, di tutti i cantanti, le tasche piene di sassi, prendere così, artisti, guarda che luna, queste salirò, queste sono le cover non riarrangiate, cioè proprio standard, qualche cosa, cioè io mi trovo più tipo cose di Gino Paoli, oppure sì, soft, oppure, insomma, bisogna vedere un po'. Sì. Poi una volta facevo con un chitarrista qualcosa di Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda. Ma di Pirarezzo, chitarrista? Uno di Montevarchi, poi questo qui c'era la figliola, cioè, una volta andare qua, cioè, ci si vedeva poco, poi però ci si trovava bene a suonare, cioè aveva una sala prova in una campagna proprio così, e si pensava, però oggi la figliola, la famiglia, nasceva l'altra figlia, cioè, capite? E, però facendoli pari pari, tranquillo, eccetera, anche in una piazza, queste cose qua, sai, in un pub, queste robe in cui c'è l'intrattenimento di sottofondo, tranquillo, senza sbattimento, diciamo. Sì. Così, nel senso, te a meno di 100 euro non ce l'hai, cioè in carta di 50 euro non bisogna, se un po' fare di più meglio. Sì. Però, certo, essendo in pochi, tipo in due, già guadagni più. Pronto? Ehi, che stai a fare? Ah, ho capito. Che mangiamo? Sì, tra l'altro c'è anche il video in registrazione da un'ora. Questo verrà usato come prova contro di te. Certo. Sì. L'utopista, quando ho detto della fase del film l'utopista, io ho subito pensato. Ah no, vai.
dell'utopista o della merda del rifatto. No, vabbè, l'utopista. C'è subito pensato. Cioè, che tu avresti detto, ma che mestiere è? Avresti riso, avresti detto, ah, le cazzate, eccetera, capito? Proprio stava pennendo, capito? Sì, infatti. Però t'ha fatto illuminare questo film, o no? Come un pezzetto. Come? Vabbè, ho capito. No, vabbè, non l'ha visto per bene. Sì, lo so. Ho capito. Cioè, vabbè, comunque devo finire il libro. Entro il mese. Cioè, quanto ne abbiamo oggi, no? Sì, l'obiettivo. Entro il mese, sì, devo finire quel libro. Assolutamente. Va bene. Ok, vabbè, un'opera che abbiamo parlato. Stiamo registrando il video così. Perché io registro sempre, ma vediamo che si può incidere, che si può creare, vediamo che si può inventare. Ma quanto sei curioso? Forse te la conosci. Chi è? L'amica di Dario. Federica. Ah, boh, non lo so. Forse di vista. Di vista. Dario lo conosco. Vabbè, Dario lo conosco. Fai Santino. Francesco Lenzi, non lo conosco, sa una sega te. Va bene. Va bene. Ma chi? Questo cazzo di piatti, ma vabbè, qua te lo dico, che qua sono in registrazione e poi non posso farcela. Sì, lo so, va bene, poi ci. Buona giornata, buona serata. Suonare qualcosa ancora si può fare adesso in questo momento ora si potrebbe provare con le cuffie, perché tipo già alle 10 questa qua non vuole sentire ancora, già sento la vita, proviamo un po' tipo a registrare una traccia così, una traccia di sì, quale prendo? La mia, quella elettrica. Sì, non provo a fare la vita. Sì, prendi la tua cuffia, aspetta che io prendo un'altra cuffia, così ci sentiamo in cuffia tutti e due, no? Sì. Devo... Sì. Vediamo un po' come si può fare. Allora, lo carico stanotte sto video. Tutta la notte. Ma lo metti solo proprio. Che dici? Un'ora. Cose no. Sconvenienti non lo detti. No. Questo è ovviamente il secondo canale, a parte che visto il secondo salto 50, quindi così non è tanto. Ma magari c'è anche chi segue fino alla fine, tranquillo. Questo è real life. Ti commentai l'altro giorno, però ho visto 3 secondi perché il video alla Andy Warhol. Ah, hai tu, cioè era Francesco. Sì, quello è il mio successo, insomma. Volevo registrare tutte le 8 ore, che era proprio quello di più. Però il fatto sta che dopo si staccava la batteria, spezzettava, perché ho visto che al minimo della qualità massimo fa 2 ore e mezzo. Poi spezzetta, o dipende dalla memoria, chi lo sa. Vediamo un po'.
Allora, vediamo un po'. Si mette questo. Oh, apro il interfaccio, vediamo com'è. E si sente fuori? Si è sentito fuori qualcosa? No. Aspetta. Questo dove... Ah, beh, è lì, vediamo se attacca. Sì, senza più, eh. Senti che ti scassi questo. Belle, sono problemi professionali questi. Allora, questo è il cavo. È il cavo. Sì, ora mi metto la sicurezza. C'ho anche due acustiche, no? C'ho una 12 volte. Piglia pure le altre puffe. Ah sì, ora intanto metto. C'ho una 12 corde del 67. Ah. E poi c'ho una chitarra 6 acustica, però quella c'ha un po' di problemi d'accordatura, che c'ha il manico un po' anche storto secondo me. E me l'ero fatta mettere un po' a posto dal mio amico che fa queste cose. Però comincio da, forse dovrò cambiare anche le corde, un po' che mettici le metterne le nuove, ma lì è un problema di manico, perché di corde. Ah, sì? Sì, sì, no, storto. Chiaramente buono, no, sì. Sì, sì. Allora. Distorce, pure il canale pulito questo. Allora, vediamo che sono alto forse. No, vabbè, prova a fare un po' di cose, vediamo un po' la situazione. Ah, ecco. Allora, vengo una cordatina un attimo. Siete mando. Ah, ora sì.
sta già registrando. Ah, sentiamo un po'. Registra bene. Vabbè, poi chiaramente se non ci vuole mettere un po' di effetti qua. Cambia anche la cosa del microfono, no?